siamo, mi è sempre stata data una grande attenzione per la drammaturgia contemporanea. Questo è un testo di un, in Italia si direbbe giovane, autore americano, Eric Cole, con un titolo particolare, Un fungo di fuoco. E io dico solo i collaboratori che ne rendono, per quanto ci riguarda, sicuramente uno spettacolo di qualità. L'adattamento di questo testo è di Marco Casazza, che è un amico, un regista, con particolare attenzione ha curato questa traduzione. La regia di Marcello, quindi adesso lascerò la parola per spiegare la sua idea di spettacolo, e poi gli interpreti di eccezione. Qui abbiamo Milena Bucca, che c'è Maximilian Lisi, che avranno bisogno di presentazione, che sapranno affrontare questo, che è un testo, come è molta drammaturgia contemporanea, né drammatico né comico, ha un andamento, ha una, è come una partitura musicale. Ed è questo, secondo me, nei lettori che io apprezzo di più, la capacità, come dire, di fare surf sui testi, nel senso che di riportarci l'emozione riga per riga. Io non vi dico l'ammirazione che ho per loro due, per i loro numerosissimi incontri che fanno in questo mondo così di faccineria, per analizzare ogni riga del testo, per interrogarsi su una parola, una cosa che non è usuale in un incontro, diciamo, spesso. Lascio la parola a Marcello. Vale, grazie, saluto Stefano, la mia seconda volta, sono molto contento. Io comincio con una piccola citazione: non andartene mite in quella buona notte, la vecchiaia dovrebbe ardere di furore alla fine del giorno, esplodi la tua rabbia alla luce di fuoco. Questa è una poesia di Dylan Thomas. Quando ho letto per la prima volta Autunno di fuoco, è stata la prima suggestione che mi è venuta in mente, questa poesia che si chiama Do Not Go Gently in That Good Night, che è una esplorazione molto emozionante in versi sul tema della morte come un gesto estremo. E il testo di Cobles, secondo me, prende spunto, magari volontariamente, da questa poesia, e mette in scena Alexandra, questa donna che appunto non vuole andarsene mite all'altro mondo, e piuttosto che cedere alle richieste dei figli che vorrebbero neutralizzare in qualche modo la sua anzianità, relegandola in una casa di riposo, si barrica in casa, costruisce delle bombe, diciamo, molotov, fai da te, per difendersi dagli attacchi di questi figli che vorrebbero, diciamo, espropriare la casa. E a un certo punto arriva il suo terzo figlio, Chris, che lei non vede da 20 anni, e fra i due si instaura, come dire, una sorta di incontro, scontro generazionale, anche molto, molto ironico, che porterà a una nuova consapevolezza, cioè che anche nella vecchiaia si possono avere degli obiettivi, cioè anche se magari si possono raggiungere dei nuovi traguardi, anche se magari, come nel caso di Alexandra, sono a pochi metri dalla porta. E come diceva Livia, si mescola sia commedia che tragedia, ma ormai tutti noi vediamo le serie TV americane, non solo, ma c'è questo nuovo termine che si chiama dramedy, cioè dramma e comedy, quindi qualcosa che si mischia. E ovviamente due attori straordinari, come diceva Livia, Milena Vukotic, con cui ho l'onore di lavorare, una grandissima attrice, che secondo me è in grado di dare corpo alla complessità di questo personaggio, perché un personaggio iconoclasta, un personaggio fuori dagli schemi, ma anche una madre amorevole nei confronti di questo film. Max è un attore di una grandissima esperienza, ma anche di una grandissima sensibilità, in grado di restituire, secondo me, proprio l'umanità di questo personaggio. Quindi diciamo che con questo testo si prova a parlare con leggerezza della morte, ma anche con profondità del senso della vita. Sono venuta per essere quando c'era Paolo Villaggio,
e per essere premiata da Paola. E sono sicura che sia un segno importante. Sono tornata l'anno scorso quando sono e adesso sono particolarmente emozionata perché affrontiamo con Max un testo che parla di un rapporto molto importante, il rapporto con la madre, e è una bellissima avventura perché è talmente al di là quello che poi possono essere gli schemi che si affrontano nella vita anima, che è una avventura molto molto importante e sono felicissima dell'incontro con Max e sono sicura. E poi c'è un altro elemento importantissimo, è un albero. È un albero che ha un grande significato per me. Allora, io ho conosciuto Milena 30 anni fa, al Teatro Stradio di Torino, e sono passati già 30 anni. In questi 30 anni ci siamo regolarmente incontrati, ci siamo detti quanto sarebbe bello trovarci insieme a fare qualcosa. E devo dire che abbiamo trovato questo testo, che è stato tradotto in grande velocità, perché è stato un testo che ha avuto un grandissimo successo a Broadway. L'abbiamo fatto leggere a Milena nel mese di agosto, e poi abbiamo trovato gli altri compagni di gioco, Marcello e Andrea Stagnisci, che è un costumista che io ritrovo dopo 20 anni, Luigi Ferrigno, che è un conoscitore molto bravo, e poi il Teatro della Vita. È una bella avventura, e questo noi tutti ringraziamo il festival, segnalare un testo, come diceva prima Fabrizio Loro, no? Il direttore artistico che lo regge nel giro di 24, massimo 40 ottobre, veramente, perché poi ti fa anche degli appunti di traduzione, magari anche di eventuale messa in scena, ma in questo momento è una gran bella cosa. Poi per quanto riguarda il discorso artistico, speriamo che sarà all'altezza di farne un buon lavoro, però visto che Bambieri diceva l'undicesima volta, io sono arrivato all'ottava volta. Ehi, no? Allora, e quindi anche insieme sì, siamo stati anche insieme nel 2009 forse. Un grandissimo piacere di tornare a Borgio e soprattutto per fare una cosa molto, molto bella e molto importante in un momento in cui molto spesso si lavora non con questo spirito, con questo quindi sono contento anche di incontrare Marcello, che è un regista che ha sempre fatto delle scelte drammaturgiche di un certo tipo e che secondo me è il regista più giusto per questa scena. È felicissimo di lavorare con Milena, la mia mamma, la madre.